Si chiama The Queen, l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che scuote il mondo della politica e dell'imprenditoria campana. Sono 69 le ordinanze di custodia cautelare eseguite questa mattina dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito dell'operazione. I destinatari sono amministratori locali, funzionari pubblici, imprenditori, professori universitari, commercialisti, ingegneri e faccendieri, un gruppo di colletti bianchi che, secondo l'accusa, aveva messo su un vero sistema in grado di incidere in modo determinante sull'aggiudicazione di gare d'appalto a favore di imprese predesignate, riconducibili in alcuni casi a personaggi del clan dei Casalesi. Tra gli arrestati figurano anche il consigliere regionale della Campania Pasquale Sommese, il sindaco di Aversa Enrico De Cristofaro, l'ex sindaco di Pompei Claudio D'Alessio e l'ex primo cittadino di San Giorgio Acremano Domenico Giorgiano. Sommese, ritenuto dagli inquirenti colui che garantiva l'erogazione dei fondi regionali in cambio di somme di denaro o sostegno elettorale. In alcune circostanze avrebbe indicato espressamente il nome dell'imprenditore che doveva eseguire i lavori, attivandosi poi per l'erogazione dei finanziamenti. Il sindaco di Aversa, invece, indagato in qualità di ex presidente dell'Ordine degli Architetti di Caserta. Tra i destinatari delle misure cautelari figura anche l'imprenditore Alessandro Zagaria, ritenuto legato al clan del boss omonimo. Nel mirino degli inquirenti, un pool di 5 PM della DDA partenopea Maresca, Giordano, Landolfi, San Severino e D'Alessio, coordinati dall'aggiunto Borrelli, ci sono 18 appalti concessi tra il 2013 e l'inizio del 2016 da vari comuni del Casertano, per lavori di ristrutturazione anche di importanti immobili storici. Sotto inchiesta anche i lavori alla Mostra d'Oltremare di Napoli e l'appalto per un impianto di cremazione al cimitero di Pompei e per il nuovo museo archeologico di Alife. Gli indagati sono soprattutto professionisti, ingegneri e architetti, componenti delle commissioni di gara nominate dai vari comuni responsabili dell'affidamento dei lavori, che secondo i magistrati della DDA di Napoli finivano quasi sempre a poche ditte, alcune collegate al clan Zagaria. Centrale nell'inchiesta la figura dell'ingegnere Guglielmo La Regina, da cui prende il nome l'intera operazione. Secondo l'accusa, nelle commissioni di gara sarebbero state inserite persone vicine all'ingegnere, che poi veicolavano gli appalti alle ditte segnalate in cambio di promesse di denaro da corrispondere a sindaci e funzionari degli enti appaltanti. Lo stesso GIP parla di sistema alla regina. L'inchiesta rappresenta una tranche di quella che nel 2016 portò in carcere l'ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere Biagio Di Muro per presunta corruzione in relazione ai lavori dello storico palazzo Teti Maffuccini. Anche allora furono arrestati la regina e l'imprenditore Alessandro Zagaria.